Ciao a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi, come potete vedere, vi faccio vedere un tutorial di una stella con l'uncinetto. Allora, vedete, in questa prima mano ho fatto l'orecchino, ok? E ho usato un fiato ovviamente molto molto più piccolino, uncinetto 2. Qui invece sono andata a realizzare una decorazione per il mio bagno in questo caso, ma sono, vedete, delle decorazioni da appendere, quindi volendo potete usarle per decorare qualsiasi cosa, insomma. Potete usarlo come portachiavi, una bomboniera, cioè insomma potete veramente usarlo per tante tante cose. Addirittura ho visto chi ha fatto praticamente la stellina così, ha messo una asticella qui, dei filini che scendono, e ha creato una bacchettina magica per i bambini. Quindi insomma potete veramente dare sfogo alla fantasia con la stella, insomma adattarla ad ogni periodo. Anche per esempio l'orecchino, magari invece di farlo bianco lo potete fare rosso, quindi insomma veramente potete poi abbinare in base al periodo in cui siamo. Allora, adesso passiamo al tutorial di come si realizza. Io userò sempre il rosso, sto facendo una serie di video sempre con il rosso perché mi servono delle decorazioni ovviamente con il rosso. Allora, iniziamo in questa maniera qui. Anello magico. Così. 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Allora, realizzate giustamente le nostre 3 catenelle, che saranno la nostra prima maglia alta. Andiamo a realizzare altre 14 maglie alte. Quindi 1 che abbiamo già realizzato, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14 e infine 15. Ecco qua realizzate le nostre 15 maglie alte. Ora tiriamo il nostro filo così da stringere bene bene il cerchio e vedete nella 1, 2 e terza catenella andiamo a chiuderci in questa maniera qui a maglia bassissima e in questa maniera qui. Ed ecco qua che abbiamo formato il nostro cerchio. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 in questa maniera qui, e in quella subito dopo qui andiamo a lavorare una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, nella prossima andiamo a lavorare, vedere bene questi fili, una mezza maglia alta, quindi chiudiamo insieme, filo sull'uncinetto e nel prossimo andiamo a lavorare una maglia alta, quindi scarichiamo i due fili e chiudiamo due volte, filo sull'uncinetto nel prossimo e lavoriamo una doppia maglia alta. Ed ecco qui che abbiamo creato la prima punta. Ora questo è quello che abbiamo lavorato, quindi contiamo subito dopo 1, 2, 3 e nel terzo non lavorato ovviamente. Chiudiamo maglia bassissima in questa maniera qui. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4,
Nel prossimo andiamo a lavorare una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, in quello subito dopo lavoriamo una mezza maglia alta, quindi chiudiamo tutto insieme. Filo sull'uncinetto, nel prossimo andiamo a lavorare una maglia alta. Volte filo sull'uncinetto e lavoriamo una doppia maglia alta nel prossimo punto. Ed ecco qua. Di nuovo contiamo, questo l'abbiamo lavorato, quindi da quello subito dopo 1, 2 e 3 e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Ok, quindi proseguite così fino a realizzare 5 punte, 5 punte, scusatemi, e poi chiudiamo insieme. Allora, ecco che una volta che abbiamo realizzato l'ultima punta, vedete qui abbiamo lavorato, quindi 1, 2 e 3, entriamo qui ovviamente e lavoriamo la nostra ultima maglia alta. Ed ecco qui. Quindi, allora adesso se voi volete creare, tagliamo poi di filo in più ovviamente. Allora, se volete creare ovviamente la vostra stella per appendere, diciamo così, quindi al muro, insomma come decorazione, vedete voi dove, insomma, all'occorrenza potete fare, una volta che avete chiuso così vedete il punto, potete creare proprio un anellino praticamente, più o meno vedete voi quanto grande, tipo così, vedete, così che fuoriesce, e vi andate a fare il nodino dietro, così insomma non si, ecco è uno, e bloccate il filo e quindi vi rimarrà che praticamente questo farà così. Questi qua ovviamente li tagliamo, li taglio insieme a voi così vedete meglio il risultato. Ecco qua. Ed ecco qua che la nostra stellina con il rosso è pronta. Ovviamente se la volete imbottire tipo come ho fatto qua, dovete creare due parti e ovviamente cucirle insieme, altrimenti se così vi basta, vedete, come decorazione, col rosso è anche molto bella, la lasciate così. Dipende insomma voi che cosa dovete fare, ok? Io spero come al solito che il mio video vi sia piaciuto. Vi chiedo un mi piace nel caso vi sia piaciuto. Se avete delle richieste, chiedete che io cercherò insomma di realizzare i video appropriati. Vi saluto e alla prossima.